però su questo terreno, se questi sono, come dire, l'insieme delle questioni che abbiamo di fronte, questo richiederebbe una cosa che non c'è, e cioè il fatto che ad esempio prestare all'Europa richiederebbe una politica industriale europea che fosse in grado di finalizzare risorse, ce ne vogliono tante, ricerca e innovazione su il terreno che prima qui veniva richiamato, che io riassumo in termini di mobilità sostenibile, che peraltro riguarda l'auto, ma non soltanto l'auto, riguarda sia la mobilità per quanto riguarda le persone che le merci, e quindi riguarda dalla ferrovia all'auto, ai cantieri, eccetera. Insomma, un ragionamento sulla mobilità sostenibile che è una delle grandi questioni che oggi impattano, al di là di tutti i discorsi che si fanno, con il terreno della ecocompatibilità e il futuro. Questo però non c'è. Adesso la dico, dicevo, con giudizi secchi e netti. L'Europa da questo punto di vista non esiste. Non esiste l'Europa sociale, non esiste una politica industriale europea. Esiste una politica monetaria dell'Europa. Esiste una politica monetaria dell'Europa che sono i vincoli che vengono definiti per i singoli paesi. Adesso non è che, anche se stiamo alle ultime decisioni assunte dall'Unione Europea, si parlava qui, si ragionava giustamente sulla democrazia, eccetera, ma i vincoli che sono stati posti di rientro dal deficit pubblico e i tempi entro cui devono avvenire questi rientri, altrimenti scattano le sanzioni, prefigurano 2-3 anni di tagli robusti, altro che operazioni di grandi espansioni, eccetera. Sono cavoli. Con la situazione paradossale che tu ti trovi di fronte, che oggi hai governi di sinistra in Europa che stanno facendo operazioni di macelleria sociale. Perché questo apre anche un problema enorme dal versante della democrazia. La Grecia è un governo di sinistra. Adesso qualcuno, adesso non è che discutiamo adesso se è di centro, è un governo di sinistra. Il governo di sinistra è eletto 6 mesi fa, dopodiché la decisione è stata mica assunta dal governo greco, al contatto con un cavolo di niente, è stata assunta la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, che gli hanno mandato il foglio con le misure che dovevano prendere. La stessa cosa sta succedendo in Spagna con Zapatero, il governo di sinistra, e lo sciopero generale che giustamente c'è stato l'altro giorno. La stessa cosa probabilmente succederà in Portogallo, anche lì con un governo, poi c'è l'Irlanda, poi c'è. Però in sostanza è evidente che questo apre problemi anche in prospettive enormi, perché mentre un cittadino greco che abbia votato il suo governo 6 mesi fa e ha votato un governo di sinistra e si trova di fronte a un governo che in realtà ha livelli di autonomia nelle decisioni del tutto limitate, decise attraverso vincoli. Questo apre e aprirà, visto le scelte che sono state assunte ieri rispetto alle sanzioni se non si rientra rapidamente dentro quei vincoli, eccetera, questo aprirà problemi molto seri che stanno anche all'origine di una serie di fenomeni preoccupanti che ci sono in Europa. Fa impressione che in Olanda l'estrema destra razzista, eccetera, abbia preso il 15% in un paese come l'Olanda. No, per dire, perché l'aria che tira, adesso noi abbiamo parlato, eccetera, ma l'aria che tira fa spavento, anche perché appunto con l'Europa che si presenta in questi termini, ma lo stesso fenomeno della Lega presenta aspetti di chiusura, ovviamente inaccettabile, certo, però si potrebbero dare, dico una simbolica, l'altro giorno abbiamo fatto una manifestazione a Bruxelles, eravamo tanti, una bella manifestazione,
ma simbolicamente abbiamo fatto la manifestazione a Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, in un paese che è lì lì per dividersi in due tra Fiamminghi e Valloni, visto che da 4 mesi che non riescono a fare il governo perché sono, non riescono a dare una soluzione di mantenere il peso come un solo paese. Quindi, a fronte di una situazione di incapacità, ovvio che quando parlo in questo caso di governo non parlo solo di un'entità di Europa, non parlo solo di un'entità politica, di un'entità finanziaria, cioè il Fondo Monetario, parlo del ruolo delle multinazionali, parlo del ruolo delle multinazionali di cui fa parte anche la Fiat, che non hanno favorito, ovviamente non hanno fatto pressioni per andare in quella direzione, ma hanno operato per andare in una direzione opposta e diversa. Allora, in questo contesto si colloca come noi teniamo assieme un obiettivo, che è quello che prima richiamavo, che è stato illustrato da Francesco, cioè come avere una politica industriale europea, ma come avere anche una politica industriale nel nostro paese che sia finalizzata a quel progetto, e come facciamo i conti con la realtà di un attacco brutale che sta venendo avanti, che non ha precedenti. Adesso io non sono qui a dire, cioè adesso ho sentito, il contratto dei meccanici l'hanno già fatto in due, l'altro giorno hanno firmato. C'è stata una firma separata dove c'è scritto, è una mezza paginetta, non hanno neanche dovuto scrivere più di tanto, c'è scritto che tutto, c'è scritto quali sono, così hanno fatto prima, quali sono le materie che non sono derogate. Hanno fatto prima perché se dovevano elencare tutte quelle derogate dovevano scrivere 2 pagine. E allora hanno fatto prima, l'hanno risolta dicendo che le uniche materie che su cui non si esercita la deroga sono il minimo tabellare, scatti d'anzianità e l'elemento perequativo. Tutto il resto è derogabile con accordi aziendali che possono andare sotto il contratto nazionale. Come dire che si apre una situazione legge della giungla, secondo dei rapporti di forza che esprimi stabilimento per stabilimento. Non credo che la Fiat sia contenta, eh? Può essere che nell'incontro del 5 la Fiat vada avanti anche con l'annunco di Pomigliano, probabile che vada avanti con l'annunco di Pomigliano, e poi con tentare di trasferire l'accordo di Pomigliano in tutti gli stabilimenti del settore Fabbrica Italia, cioè del settore dell'auto. Allora, perché sta succedendo questo? A me pare che noi siamo di fronte al fatto, diceva Francesco, termine che Marchionne ha usato prima ancora che partisse con la vicenda Pomigliano, un tavolo di trattative. In 2 occasioni ci ha spiegato quella cosa lì. Noi dobbiamo essere una macchina da guerra. A domanda, ma questo significa che il lavoratore della Fiat è in guerra con il lavoratore della Volkswagen? La risposta di Marchionne già allora fu: se non avete capito, questa è la globalizzazione, questa è la sfida del futuro. Punto. Poi successivamente ci ha aggiunto l'altro pezzo che serve solo a completare, perché era già sufficiente la prima affermazione: non esiste più il conflitto tra padroni e operai, non esiste la lotta di classe. In questa storia che esiste, non esiste la lotta di classe, è una cosa che è una discussione del cavolo, perché la lotta di classe non è che si decide con un decreto se uno dice che c'è o non c'è, questa è una discussione. No, c'è, quello no, ma non c'è. Stiamo alla sostanza. Quindi la sostanza dice non esiste, perché? Perché non esiste più il conflitto di interessi. Il futuro nella globalizzazione è il conflitto tra le imprese.
padroni e operai dell'impresa Pinco Pallino come una comunità in guerra contro padroni e operai dell'impresa Tizio Caio. Questo è il concetto. Cioè non esiste, nel momento in cui tu affermi un'ipotesi di questa natura, significa che tu neghi la negoziazione, perché questo secondo me è tra il mercato e la condizione lavorativa. Noi su che logica di mercato che metteva i lavoratori e lavoratrici in concorrenza tra di loro, in concorrenza lavoratori e lavoratrici con disoccupati? Noi siamo nati su questo, non è che siamo nati su chissà che cosa. E non è vero che siamo nati quando c'era il fordismo, era più semplice, siamo nati, a dire la verità, basta pensare ai braccianti quando tutti erano precari, perché i braccianti erano giornalieri, tant'è vero che uno degli obiettivi principali quando è nato il movimento operaio era il controllo del collocamento, l'imponibile di mano d'opera, eccetera. Noi siamo nati su questo elemento, questa istanza fondamentale, che tradotta in altri termini vuole dire che sei nato su un'istanza di solidarietà che metteva dei vincoli sociali al mercato, che non aboliva il mercato, che metteva dei vincoli sociali da cui partiva la competizione tra le imprese, si sviluppava la competizione tra le imprese. Nel momento in cui tu affermi che invece il rapporto è diretto tra il mercato e la condizione lavorativa, significa che pensi che non ci sia più nessun livello di mediazione sociale. C'è un rapporto diretto tra, non solo sull'orario, ma la condizione lavorativa, UGM, RIT, in tutte le cose che conosciamo. Questo è il punto fondamentale. Poi la copertura ideologica è quella di dire non ci sono più padroni, operai, eccetera, perché dentro quell'idea lì di relazioni sociali e di condizione lavorativa viene annullato il ruolo del negoziato, della contrattazione delle proprie. Dopodiché, se il sindacato ci sta, il sindacato può gestire gli enti bilaterali assieme alle imprese, enti bilaterali che hanno di fronte una grande prospettiva, perché saranno enti bilaterali che crescono a livello aziendale, territoriale, anche a livello nazionale di categoria, perché sostituiranno sempre di più pezzi sempre più consistenti di Stato sociale. Perché quello che già tagliano adesso e taglieranno nei prossimi anni sul terreno dello Stato sociale saranno costruiti da un pullulare di enti bilaterali, da quelli che vanno dal collocamento alla formazione, alla sanità, alla previdenza, c'è tutto l'elenco, nei documenti della CIVI c'è tutto l'elenco di tutti gli enti bilaterali che si faranno, che saranno sostitutivi rispetto allo Stato sociale in una idea di società che porta ad una corporativizzazione dell'assetto sociale, oltre che ad un peggioramento delle condizioni. Lo vogliamo prendere da un altro versante? Ragioniamo sul fisco. Forse il fisco non è già utilizzato e finalizzato a questo. Lasciamo perdere le cose che ci siamo già detti, quindi rendita finanziaria, evasione, eccetera, eccetera. Ma il fisco già adesso strutturalmente non c'entra più niente con un sistema fiscale di natura progressiva, come dice la Costituzione, non mi ricordo quale articolo, ma come dice la Costituzione, perché quello che faranno probabilmente a fronte della manifestazione di CISL e UIL, l'unica cosa che faranno sul fisco sarà quello di aumentare il tetto per quanto riguarda la detassazione del premio totalmente variabile, che da 30.000 lo porteranno a 40.000, per favorire l'operazione che non demolisce il contratto nazionale e sviluppa, cioè non lo fanno sulle aliquote che riguarda tutti a partire da quelli che prendono meno, ma lo fanno per favorire un determinato strumento,